ho ricevuto inviti, siamo 50 anni del Centro di Teologia Cesare, Teologia per Laici, dalla Teologia per Laici alla Laicità della Teologia, il titolo che è questo Pino Maurizio, all'ala di intervento che ci accompagnerà questa sera. Ringrazio quanti sono qui, vedo che ci sono diversi docenti e soprattutto studenti, collaboratori delle sedi del Centro di Teologia, anche alcuni docenti dell'Istituto di Scienze Religiose. L'istituto, per chi non lo sa, insomma, vi do qualche nota di carattere storico, fu eletto l'11 ottobre 1966 per iniziativa del Cardinale Tapia, quando lui era il vicario generale di Sua Santità, e tenne nel 1967-68 il primo anno accademico, perciò consideriamo il 2017-18 il 50° della sua fondazione. Nel 1970 venne approvato lo statuto e in questi anni l'istituto, il Centro di Teologia, ha avuto al suo interno prima di tutto oltre 5.000 studenti, che è una cifra abbastanza significativa. Attualmente gli iscritti sono 220 circa, più o meno, sparsi nelle sedi diffuse nei diversi settori della diocesi. Ha avuto come presidi padre Agostino Trapè, che riconosciamo, era un grande studioso di Agostino, padre Raimondo Spiazzi dal 1988 al 91, poi il segretario generale il signor Pierluigi Verdi dal 67 al 92, e poi come direttori dal 92-94 con Fernando Altieri, che era un dato di firma del Dinamore, e dal 1995 al 2006 con signor Enzo Pacelli. Poi dal 2006 il Centro di Diocesana di Teologia è stato incorporato dentro l'Istituto Superiore di Scienze Religiose e il preside Pino Maurizio ancora, dove è stato anche come direttore del Centro Diocesano di Teologia. Come potete ben immaginare, la data di questi 50 anni ci ricorda un evento molto semplice, perché 50 anni fa si chiudeva anche il Concilio Vaticano II. Di fatto il Centro Diocesano di Teologia per Laici nasceva da un'iniziativa di un gruppo di laici adulti impegnati nell'azione cattolica romana, che volevano proprio prendere in mano gli stimoli, le provocazioni del Concilio Vaticano II anche dal punto di vista della teologia, di una teologia che non era più confinabile soltanto ai chierici, dentro una visione di chiesa ministeriale come quella del Vaticano II, dove prima delle distinzioni tra laici chierici, tra gerarchia e mercato, c'era anzitutto la comune dignità dei battezzati, il capitolo secondo della Lumen Gentium, il popolo di Dio. E quindi il centro nacque da questa esigenza di pensare sempre di più la fede, di non improvvisarsi rispetto alle sfide germinali allora gigantesche oggi, che accompagnavano la fede nel corso della storia. Ed è a risposta oggi, 50 anni dopo il Concilio Vaticano II, dove sono avvenuti, come potete ben immaginare, mutamenti epocali di portata straordinaria, che senso ha la teologia, il centro della teologia per laici? Che senso ha questa ancora, senza ancora parlare di teologia per laici? Che cosa vuol dire? Nella nostra epoca, in cui no, di là degli slogan che fanno sempre effetto, ma andando al cuore delle questioni, abbiamo il Papa costantemente, l'Evangelicato, parla di questo pluralismo, pluralismo delle culture, la grazia suppone la cultura, quello che fino a qualche anno fa abbiamo sempre chiamato una teologia che si colloca nei contesti. E cosa vuol dire allora oggi? Quell'altra immagine usata dal Papa, la Chiesa in uscita, ecco, sono le grandi sfide nuove che riguardano inevitabilmente anche il senso di un'istituzione come il Centro Diocesano di Teologia per Laici. Per cui, con Pino Maurizio, rifletteremo proprio su questo tema per capire il senso di una cosa del genere e per capire soprattutto come la teologia, più che essere o per laici o per chierici, è una cosa laica. Lui ci dirà poi in che senso intende questa espressione. Per cui cedo subito a lui la parola e lo ringrazio di essere venuto a Roma, almeno da
rappresenta la diocesi di Roma, visto che avevo invitato chi qui la diocesi di Roma, ma non abbiamo nemmeno degnato una risposta. Quindi ci accontentiamo di prete e facciamo la diocesi di Roma. Poi... Buonasera a tutti. Siccome è vero che per venire qui avete attraversato un confine di Stato, e quindi che siamo, come si vede, con la bandiera della città del Vaticano, però vorrei dedicare un minuto di silenzio alla memoria di Aldo Moro e di Peppino Impastato, che 40 anni fa hanno dato la vita nel nostro paese in una testimonianza di vera laicità, di una laicità presente nel mondo, presente nella politica. E in questo minuto, oltre che fare memoria a loro, chiedo di pregare per questo paese, che penso che ne abbia molto bisogno. Iniziamo la nostra riflessione proprio col punto di partenza di questi 50 anni di un centro di teologia per laici certamente vivace, come quello della diocesi di Roma, la diocesi del Papa. Io direi che la nascita di queste iniziative nel nostro paese, ma anche fuori, ma parliamo di noi, ha una duplice maternità, no? Non mi dite che hanno fatto la fecondazione artificiale. Direi che ha una maternità ecclesiale che è stata ricordata da Sabetta, dall'entusiasmo suscitato dal Vaticano II e naturalmente dalla necessità di far sì che i laici prendessero coscienza della loro dignità, del loro ruolo nella Chiesa, ma anche una maternità culturale, perché siamo nei dintorni del 68. Anche quello è stato un momento di grandi speranze, di grandi coinvolgimenti, in cui il tema era la partecipazione alla vita della società civile, la partecipazione alle diverse strutture sociali, la partecipazione alla politica, la partecipazione alla vita della Chiesa. Tant'è che penso sia ormai una tesi abbastanza convalidata, quella ultimamente espressa dalla rivista dell'Università Cattolica di Del Pensiero, secondo cui in Italia il 68 nasce dall'Università Cattolica. Non sarà un caso. Bene, questa duplice maternità o questa duplice matrice ci porta a riflettere sul senso di una teologia per laici, togliendo e sfondando il campo soprattutto da un possibile equivoco, cioè che la teologia per laici sia una teologia di serie B, una teologia nella quale, ecco, si va più o meno a divulgare un sapere che si è altrove elaborato, cioè nell'università, negli istituti, nell'accademia. E in questo senso allora diventerebbe un semplice momento, diciamo, di indottrinamento dei laici, come se i laici fossero materiale da indottrinare perché poi possano in qualche modo mettersi a servizio della comunità, soprattutto nella catechesi. Certo, meglio di niente, e meglio di niente lo dico pensando a quel bellissimo film che si intitola Corpo Celeste. Non so se l'avete visto, ma c'è una catechista che ha tantissima buona volontà, ma nessuna preparazione teologica, per cui dice delle cose assolutamente che non stanno né in cielo né in terra ai ragazzini che deve preparare per la Chiesa. Ecco, non è solo questo, non può essere solo questo. Ecco perché mi auguro che ci sia
un passaggio anche nella nostra modalità di esprimerci, nel nostro linguaggio, tra teologia per laici, direi teologia dai laici e laicità della teologia. Cioè la presenza del laicato, oggi si discute molto sulla teologia del laicato, c'è un teologo laico italiano che dice che bisogna in qualche modo lasciarla da parte, perché non avrebbe più senso secondo lui, ma il fatto che laici venga alla teologia impone alla stessa teologia di ripensarsi, di ripensare quello che, no, con termini un po' altisonanti, chiamiamo il proprio statuto epistemologico, il proprio servizio, prima di tutto alla città e al mondo, successivamente alla Chiesa, e anche a ritenere il laico non solo destinatario, ma anche protagonista del lavoro teologico. Io non so se arriverò, ma non credo, no? A vedere l'età della laicità della teologia. Probabilmente la mia tarda età mi impedirà di raccogliere questa novità, questo frutto. Però siamo in cammino. Siamo in cammino perché? Perché dobbiamo prendere le distanze sostanzialmente da due forme di clericalismo. La prima è quella più facile, cioè il fatto che la teologia sia una roba dei preti, dei religiosi, di qualche sacrestano, di qualche diacono permanente, che comunque abbia a che fare con il ministero. Guardate che è dura da sconfiggere questa mentalità. Tanto è vero che nel denominare gli istituti in cui sono prevalenti le presenze laicali, non si ha più il coraggio di chiamarli istituti teologici. Si chiamano con una frase, un'espressione che io trovo aberrante, scienze religiose. Ma avete visto mai una scienza religiosa in giro? Cioè la scienza può essere religiosa. Perché? Perché la teologia è riservata ai candidati al ministero, i quali avranno il mus docente. Si dice così in diritto canonico? Sì. È una cosa triste. Scherziamo naturalmente, però voglio dire come sia difficile, no, uscire da una mentalità secondo la quale il teologo è il prete, la teologia è clericale. Ecco, è difficile, ma bisogna farlo. E prima o poi bisogna che ce ne facciamo una ragione un po' tutti. Dunque non si tratta di fornire un armamentario più o meno concettuale per rispondere, diciamo, alle esigenze immediate di quello che c'è da fare nella Chiesa, ma si tratta di pensare la fede. E questo compito è di tutti. La necessità di una fede adulta e pensata, dicevano i vescovi italiani ai tempi di Ruini, è quella che riguarda tutti. Una fede che non è pensata è nulla, diceva l'Agostino. C'è un altro clericalismo, che è il clericalismo accademico. Qui la parola clericalismo la uso nella modalità in cui, per esempio, si parla dei membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura, no? Qui non ci sono preti e laici, ma laici significa che non sono magistrati. C'è il clericalismo accademico che fa sì che la teologia si rinchiuda in quella, un bellissimo romanzo di Hermann Hesse, Das Sternenspiel, Il gioco delle perle di vetro, chiamava la castagna culturale. Un castello pressoché inaccessibile, abitato soltanto dagli adepti, soltanto dagli eletti, soltanto dagli addetti ai lavori, dove, ecco, per entrare bisogna fare grandissimi sforzi, ma soprattutto dove si parla un linguaggio che è pressoché incomprensibile ai più. Stanno tre tipi di teologi: quelli che si fanno capire, quelli che si capiscono solo loro e quelli che amano Dio capisce. Quelli della strada culturale sono quelli della terza modalità. Quindi c'è una necessità anche di superare questa seconda forma di clericalismo. E allora la mia riflessione si svolge in questo modo. Direi che la prima forma
del clericalismo, cioè quella, diciamo, che vede l'ideologia prevalentemente destinata e operata in ambito ecclesiastico, dagli ecclesiastici, e va superata prendendo veramente coscienza fino in fondo della scientificità della teologia. Se la teologia è scienza, come pensiamo sia, non sarà né dei laici né dei preti, ma di tutti. Dei vescovi non parliamo, lasciamo stare, stendiamo il velo prezioso. L'altro aspetto è la caratteristica sapienziale della teologia che ci aiuta a superare, cioè la necessità di metterci nel territorio, nella città, nel mondo, per vivere la teologia come sapienza. Ecco, sarà un po' questo il mio schema. Non dobbiamo avere paura della parola laicità. Una sana laicità, diceva Papa Benedetto, e la auspicava per la Chiesa, perché laicità non significa immediatamente neutralità. Certamente c'è un aspetto di neutralità per quanto può riguardare la laicità delle istituzioni pubbliche, ma questa neutralità non può essere equidistanza. Cioè uno Stato, una società, un potere civile non può essere equidistante rispetto alle diverse appartenenze religiose, nella misura in cui, certo, le appartenenze religiose hanno costituito il nesso, la cultura, il pensiero di una nazione, di un popolo. Quindi da questo punto di vista, certamente non si tratta di una neutralità astratta, si tratta anzi di intendere il termine laicità nel senso originario di Laos, popolo. Laos è il popolo. E quindi laicità della teologia significa popolarità o carattere popolare della teologia. E quindi in questo senso, per esempio, ricorderete un testo che certamente sta diventando, è diventato da qualche anno un classico, no? Sulla età secolare di Charles Taylor, dove appunto l'età secolare non è un'età senza Dio. In questo senso dobbiamo chiederci se la nostra epoca sia un'epoca povera o ricca, se il nostro, come diceva Martin Heidegger commentando, è il tempo della povertà. Tempo della povertà come tempo della mancanza di Dio. Probabilmente è un tempo di ricchezza, di divinità, ma di povertà rispetto all'unico Dio. C'è un pluralismo politeistico che ci circonda all'interno di un contesto nel quale più che Dio è presente il sacro, più che il Dio di Israele o di Gesù di Nazareth, anche di Mohammed, è presente il divino, un divino non ben identificato che ha carattere assolutamente impersonale, ma qualcosa ci deve essere, un'energia cosmica, un assoluto, una potenza. Basta guardare i film di fantascienza per rendersi conto di questa pervasività di un sacro spersonalizzato. Quindi in questo senso l'età secolare può essere ricca di divinità, ma povera di Dio, tanto da non avvertire la mancanza di Dio come una mancanza, scrive il filosofo. C'è, tra l'altro, sempre di Taylor e di un altro suo collega, un testo che si intitola La scommessa dell'arco, in cui cerca proprio di leggere il nostro tempo come un tempo secolare, e la parola secolare, anche questa, non ci deve impaurire e impressionare, perché, come diceva il cardinale Wojtyła in un testo sulla fede della Chiesa, il nemico non è la secolarizzazione, anzi la secolarizzazione può essere un'opportunità per la fede,
per purificarsi, laddove invece il nemico è il secolarismo, ovviamente. Ecco, in questo senso allora siamo nel secolo, siamo a vivere il secolo, a vivere e abitare il nostro tempo. Allora mi fa anche piacere che i preti diocesani si chiamano preti secolari, che siamo nel secolo. Bene, allora dicevo, la prima forma di clericalismo si supera se tutti, a cominciare il professore di teologia, prendiamo profondamente coscienza del fatto che fare teologia significa fare scienza, con tutto quello che fare scienza comporta, dove la scienza non è un sapere qualsiasi, un avere un insieme di nozioni più o meno assemblate nel nuovo volume, questo testo che parla dell'educazione, no? L'autore dice che il passaggio oggi è quello da un pensiero assimilato e meditato a un pensiero assemblato, che non è un pensiero. Oggi si assembla tutto. Dunque, la scienza non è un sapere occasionale, assemblato, messo insieme così dalla lettura della terza pagina di un giornale, magari a qualche libro più o meno di moda, ma è un sapere strutturale e pubblico. Queste due cose devono appartenere alla teologia. La teologia deve avere una sua precisa struttura concettuale e deve essere pubblica. Non può essere rinchiusa nelle aule dell'Accademia, dell'Università, nelle sale dei centri di teologia. Deve parlare alla città, deve parlare al mondo, quindi deve essere presente anche nei mezzi di comunicazione sociale, anche nel dibattito sui grandi temi che in questo momento affliggono la polis, la nostra città. In questo senso, se sarà un pensiero strutturale e pubblico, la teologia non può esimersi come le scienze dal produrre dei modelli di interpretazione del reale. Una teologia che non si rivolga e non esibisca un proprio modello ermeneutico e interpretativo non è scienza. Sono chiare, più o meno. Infarcite di citazioni bibliche, patristiche o del magistero. Esibire un modello e confrontare il proprio modello con altri modelli. In questo senso, il modello teologico non è il modello di un pensiero unico. Abbiamo diverse scuole di teologia, ma questo va sempre. San Tommaso e la scuola dominicana apparentemente non hanno quasi nulla a che vedere con San Bonaventura e la scuola francescana. Modelli diversi di teologia che nascono anche per il rapporto che la teologia riesce ad avere con la filosofia. Ma su questo forse mi soffermerò più avanti. Dunque, la necessità di esibire il proprio modello per non cadere nel bla 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 delle espressioni teologiche. Molto spesso quando si leggono testi di teologia sembra rileggere piuttosto testi di letteratura. Cioè una teologia commovente, una teologia semplicemente narrativa che deve raccontare la storia della preghiamo della persona che è allora, che deve raccontare gli episodi della storia della salvezza, che deve edificare, no? Senza un modello preciso non si fa scienza. E questo è vero per le scienze naturali, le scienze empiriche, ed è vero per le scienze filosofiche e teologiche. Per questo noi insistiamo molto, per esempio, nella nostra teologia fondamentale, il libro ci ha detto un'idea di teologia fondamentale, lo dovete tenere sotto il cuscino, perché se vi scatta una citazione di notte, la trovate lì. Per questo insistiamo
sulla necessità di un modello che sia per noi contestuale e fondativo di teologia. Gli stessi scienziati ci dicono non è più il tempo dell'immagine del mondo. Ricorderete il famoso saggio degli Osvegli, no? L'epoca dell'immagine del mondo. Ma il tempo dei modelli. Questo ci comporta una grande umiltà. Cioè noi non è che abbiamo le grandi visioni che poi, come sappiamo, finiscono con produrre totalitarismi. Noi abbiamo modelli di interpretazione, che modelli anche in evoluzione, modelli che devono cambiare in base ai cambiamenti socioculturali cui siamo chiamati ad assistere. E allora in questo senso, se la struttura della teologia è una struttura modellata, dovete chiedere, no, ai vostri docenti di esibire il proprio modello teologico. Se non ce l'hanno, forse devono anche cambiare stile. L'altro aspetto è che la teologia chiede dedizione, è esigente. Io spesso uso richiamare l'espressione di Max Weber, che viene dal suo volume intitolato La scienza come professione. Chi non è capace di infilarsi i paraocchi e convincersi fino in fondo che il destino della sua anima dipende dall'esattezza di quella particolare congettura, su quel passo di quel manoscritto, costui è bene che non si avvicini alla scienza, perché non riuscirà mai a fare esperienza dentro di sé della scienza. Senza questa ebbrezza derisa da tutti, non c'è vocazione professionale per la scienza. Ed è meglio fare mestieri socialmente utili. I ragazzi possono fare benissimo gli idraulici e le ragazze le sciampiste. Non c'è bisogno di fare scienza, di mettersi a fare scienza, certo a diversi livelli, non è che tutti dobbiamo avere il dottorato, però ecco la passione della scoperta, che è un'esperienza, come diceva Carlo Pato nell'introduzione alla teologia evangelica, erotica. Studiare teologia è un'esperienza erotica, augiosa, perché lì si realizza e si tende a realizzare il proprio desiderio di conoscenza della verità. E com'è bello, no? Quando ti arriva magari in maniera intuitiva, dopo ci hai pensato tanto, hai studiato tanto, la soluzione di un problema, quando capisci qualcosa, no? Allora sei felice, ti congratuli con te stesso. Ciò, finalmente ho capito quello che in quel testo biblico, artistico, liturgico, in quel testo di teologia si voleva dire. A volte l'intuizione non avviene mentre sto in biblioteca o mentre sto leggendo, ma può avvenire, non so, per esempio, mentre sto sul tram, con la speranza che l'autobus non ci insegni, perché in queste là non ci vengono l'intuizione, ci viene soltanto la paura di essere bruciati vivi come le streghe e come gli eretici. Allora, e qui invece a bruciarci vivi, le inadempienze dell'amministrazione. Allora, abbiamo questa necessità di appropriarci del desiderio della conoscenza dentro un cammino che è faticoso, che chiede applicazione, che non si può limitare all'ascolto della lezione dove magari ho preso appunti e che magari ho registrato. Ci avete capito di ricordare questo? Sì, professor, ce l'ho in memoria. Non vuol dire in memoria nella testa, ma nella memoria dell'iPad, dell'iPod, o del computer. No, quando poi la memoria fa crescere, no? Guai. No, non basta questo. Cioè richiede una applicazione, un lavoro. È un lavoro. Magari non è più, ma è un lavoro. E dall'altra parte, come tutti sapete, cioè molte volte noi il discorso della teologia sia scienza lo facciamo all'inizio, nei corsi di introduzione alla teologia,
sono l'ideologia fondamentale, poi ce lo riprendiamo per strada. Quando andiamo a fare gli altri corsi ci riprendiamo dalla teoria di scienza. Ma se è strutturato questo sapere, è strutturato almeno su un doppio binario. Il binario dell'ascolto, il binario della positività della teologia, dove afferiscono tutte quelle discipline che hanno soprattutto a che fare con la storia. Senza storia non si fa teologia, anche lì si fanno chiacchiere. È il binario della speculazione, dell'intelligenza. Cioè, in un certo senso, io amo, quando discutiamo anche con i colleghi di altre discipline, amo fare il paragone con la fisica. Il teologo deve essere insieme come il fisico sperimentale e il fisico teorico. È difficile metterli insieme perché litigano continuamente tra di loro i fisici sperimentali e i fisici teorici, soprattutto quando i fisici teorici elaborano teorie che non hanno la prova dell'esperimento e dell'esperienza. Ma l'aspetto positivo, sperimentale, filologico della teologia è in tutte quelle discipline che si occupano di storia, si occupano di testi, che sono testi antichi, spesso, no? Come i testi biblici, che hanno bisogno di essere interpretati, perché la Bibbia non è come il Corano che è sceso dal cielo una volta, e bisogna soltanto ripeterla nella stessa lingua in cui è stata scritta. Ma ha bisogno di essere letta, interpretata. La Bibbia è l'anima della teologia, ma anche i testi dei padri, anche i testi del Magistero, la parentesi, una forma di clericalismo, e fare la teologia commentando soltanto il Magistero. Si chiamava, i tedeschi ci accusano, la Denzinger Theorie. Dice a Roma che fa? La teologia del Denzinger, sapete del Denzinger, la raccolta dei testi del Magistero. Beh, che fanno a Roma? Aprono un'enciclica e fanno un corso su quell'enciclica, aprono un documento del Concilio, prego, per esempio, fanno un corso su quello, commentano il Magistero senza pensare, senza interpretare. Scusate, se la Bibbia va interpretata, volete che non sia da interpretare anche il dogma e il Magistero, no? Quindi non possiamo fare una teologia che rincorre continuamente il Magistero. Lo dobbiamo accogliere, rispettare, inserire nei nostri percorsi, ma non esclusivamente magisteriale, sarebbe clericale, no? Di quelli che adesso corrono per cercare questa fantomatica teologia di Papa Francesco. Va bene, c'è, non c'è, ci sarà, non ci sarà, ma cioè, non è quello il problema del teologo. Io poi dico, in questa stagione particolare della vita della Chiesa, che più che andare a studiare, a ricavare fuori la teologia di Papa Francesco, bisogna fare teologia con Papa Francesco, visto che questo è il Papa che ci è stato dato. Certo era più facile, magari il Papa era anche troppo, ma era più facile ma anche più difficile. Cioè non è che c'è un'epoca nella quale sempre va tutto bene, va bene. Ecco, questo significa, nel momento, diciamo, positivo della teologia, che dobbiamo sempre e comunque mettere in atto il metodo della critica, che certamente riguarda la scrittura, come sapete è uscito nel 93 un documento importante sull'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, da parte della Divisione della Missione Biblica, che adotta il metodo storico-critico come metodo princeps per l'interpretazione della scrittura. Ma il metodo storico-critico si deve applicare alla storia dei dogmi, si deve applicare ai padri, si deve applicare alla teologia, al diritto. No? Questo è fondamentale. Senza un adeguato metodo della critica storica, il momento positivo della teologia rischia di portarci alla banalità o addirittura a mettere in ridicolo le scritture. Senza il metodo storico critico, va dalla Bibbia, dice: ma veramente questo Dio sta così inguaiato che ha bisogno di 6 giorni per creare un universo, il cielo e la terra, e lo fa una volta? Poi qualcuno, sempre un po' così schizzato, e la devo guardare, i 6 giorni della creazione sono le tappe dell'evoluzione,
ci viene chiamato il nemico, perché non è possibile. Ma se un adeguato metodo della critica storica, per esempio banale, siamo, ecco, in un letteralismo nella scrittura e dei testi che non aiuta né la comprensione della fede né la comprensione della storia. Dall'altra parte è necessaria la speculazione teologica, cioè il pensiero teologico. Non c'è solo il momento positivo, ma c'è un momento speculativo nel quale ci aiuta certamente la filosofia, ma ci aiuta, ecco, come diceva la fine del Serrazio, di cui ci arriviamo in 20 anni tra l'altro, come diceva la fine del Serrazio, l'istanza metafisica. Senza un'autentica istanza metafisica, un'autentica filosofia dell'essere, non ci può essere teologia. Come filosofia, cambia teologia, diceva sempre. E allora anche lì la scientificità si misura con la capacità che ha il nostro pensiero di mostrare che in fondo l'evento Cristo è un evento metafisico, che la storia della salvezza ha una valenza speculativa, interpella la nostra ragione, la nostra intelligenza, la nostra capacità di speculare, dove speculare non è lo speculare dalla borsa, ma è lo speculum, il guardare attraverso lo specchio, quindi anche il contemplare, perché la teologia deve comunque avere una sua profonda attitudine contemplativa. Certo, è il sapere scientifico della fede, la riconosce persino Heidegger quando esclude la filosofia cristiana, però dice: ma c'è un sapere critico della fede? Sì, questa è la teologia. Che lui sapeva che nelle facoltà teologiche, nelle università di Stato tedesche, c'era la facoltà di teologia, doveva dialogare con gli ideologi, tra l'altro l'ultima. Dunque, anche una dimensione contemplativa di pensiero meditante diventa importante, per cui non è soltanto una ripetizione di formule. O pensare, per esempio, alla grande valenza speculativa antropologica che hanno avuto il dogma trinitario e il dogma cristologico. Cioè, se siamo arrivati a una nozione di persona, che non è quella antica della maschera, del prosopon, è perché ci sono state le dispute cristologiche e trinitarie del miseri. E questo è necessario che continuamente lo mettiamo in luce, che continuamente lo stiamo. Ma dobbiamo uscire anche dalla castagna accademica per abitare la terra, per abitare il pianeta, per abitare la città. Tutto sommato, in un certo senso, in questa città, che è Roma, abbiamo qualche aspetto, diciamo, di fortuna, no? Siamo fortunati a vivere a Roma. San Giovanni Paolo II diceva: bisogna imparare Roma, è un'espressione che il cardinale Scola ha molto spesso ripetere. Perché? Perché qui siamo veramente nel villaggio globale. Grazie, e non da ora, grazie alla presenza del cattolicesimo in Roma. Basta, no? Non solo perché ci sono gli immigrati o da quando ci sono gli immigrati, ma anche quando non c'erano gli immigrati, capitava girando per Roma di vedere seminaristi, religiosi, studenti di teologia diversamente colorati, anche, e anche diversamente vestiti. Magari qualcuno voleva pensare che fosse carnevale, ma non era carnevale. Per dire che qui davvero si respira la globalità del villaggio. Che significa oggi per la teologia essere presente nel villaggio globale e quindi anche nella città? Credo che alcuni compiti siano fondamentali e che dobbiamo fare i nostri nell'insegnamento, nello studio, nel nostro più o meno essere, come dire, giovani marmotte della teologia. Siamo quasi tutti giovani.
un primo compito, io lo chiamo la custodia del destino dell'Occidente. L'Occidente non se la fa sapere. L'Europa è sempre più vecchia, non vanno neanche in Italia, è sempre più anziana, sempre più vecchia, sempre più sterile. Non siamo stati capaci anche di eleggere un Papa europeo. Abbiamo voluto prenderlo dall'America Latina. Globalizzazione. Ma l'Occidente è profondamente segnato, sostanzialmente, dalla cultura greca, dal diritto romano e dal Vangelo. Perdere l'Occidente significa perdere le proprie radici, che sono queste tre. E già che noi vogliamo essere alla sequela dell'Evangelo, come fedeli a questa sequela, non possiamo sradicarci dalla nostra vecchia Europa, dalla nostra cultura occidentale. Troppo spesso parliamo male dell'eurocentrismo, ma senza l'Occidente e senza l'Europa, molti popoli, molte nazioni, molte etnie sarebbero nella barbarie. Ora non dobbiamo nemmeno enfatizzare l'Occidente europeo, però non lo dobbiamo denigrare e lo possiamo in qualche modo tenere in vita nella misura in cui sappiamo elaborare un pensiero veramente occidentale. Io non mi vergogno di essere occidentale, mi spiace. Anzi, dovremmo fare quasi, come dire, una giornata occidentale Pride. Orgoglio occidentale. Perché? Perché qui ci sono veramente delle radici di civiltà che possiamo donare agli altri, ovviamente senza imporre, come punti di riferimento. Tra queste c'è appunto l'ellenizzazione, c'è la Grecia felice, che noi è felice a posto, economicamente, casa di tutti. Non si può de-ellenizzare il cristianesimo. È un'operazione da Paolino che non è riuscita nemmeno a Lutero, che voleva il più possibile de-ellenizzare il cristianesimo. Perché la lingua, la cultura, la letteratura, la filosofia greca sono una stessa, sono diventate pian piano la stessa cosa con la fede. Il logos greco, diceva nel discorso di Lisbona Papa Benedetto, è strutturalmente appartenente anche alla fede cristiana. E come noi lo dobbiamo leggere, studiare, interpretare a partire dal greco, anche se non sappiamo il greco, ma i professori stanno lì per educarci in qualche modo a capire che se non leggiamo il testo greco non comprendiamo molte cose, no? Molto spesso le traduzioni sono frammenti e quando non sono frammenti comunque fanno perdere la pregnanza della lingua greca. Basterebbe la parola logos. No, vi ricordate nel Faust di Goethe, quando Faust deve tradurre il primo versetto del prologo giovanneo, no? Enache e non. In principio era e non ci riesce. In principio era la parola, ma possibile che la parola è così importante? In principio era il pensiero, in principio era la ragione, alla fine traduce in principio era l'azione. Ma per dire che è pluriforme il greco molte volte nelle sue espressioni e nel senso dei suoi termini, che una traduzione non riesce a rendere. Ecco, il logos greco appartiene alla cultura cristiana. Abbiamo il compito allora di custodire la civiltà occidentale, di essere anche orgogliosi di essere europei e occidentali,
figli di Atene e di Gerusalemme. Tenere insieme Atene e Gerusalemme è uno dei compiti della teologia, è uno dei compiti del credente che pensa, non essere né solo a Gerusalemme né solo ad Atene. Ma un altro compito direi che è quello di esibire una fede adulta e pensata contro ogni fondamentalismo, anche cattolico. Se c'è un antidoto al fondamentalismo è il pensiero. E purtroppo, che significa il fondamentalismo se non l'adesione cieca ad un messaggio che li porta anche a uccidere? Perché se la mia fede è vera, le altre sono false, dunque vanno distrutte. Ricordate quando Saladino arriva nel famoso anello della biblioteca di Alessandro, dice che c'è stato dentro i libri, dice che c'è in quei libri, di tutto, no? Dice ma quelli, o ci sta quello che sta nel Corano e allora non serve, oppure sono contro il Corano e allora comunque distruggiamo questa biblioteca perché ci basta il Corano. Ecco, questo è il fondamentalismo che porta alla esclusione, a quello che si chiamava, no? E si chiama ancora il conflitto delle civiltà. E purtroppo non è solo islamico. Ma perché il fondamentalismo su che cosa gioca? Gioca sulla logica binaria. Se io sono nella verità, gli altri sono nella falsità. Vero o falso? On off, 1-0. Che è la logica del computer. La logica degli umani non è più complicata, non è la logica del vero falso. Se certamente nell'Evangelo, nella fede cristiana, si dà la verità, non si dà perché la possediamo, ma perché ci possiede. Se nella fede cristiana si dà la verità, non è che nelle altre fedi, appartenenze, non ci sia nulla di vero. Si parlava persino secoli dei segni del verbo presente ovunque, che dobbiamo accogliere, imparare a discernere e a rispettare. Quindi credo che chi studia teologia e lo fa con passione abbia anche questa missione, la missione di vincere e sconfiggere ogni fondamentalismo, anche cristiano e anche cattolico. Ed è, non è facile, no, intravederlo, ma spesso si annida anche nei nostri ambienti la tentazione fondamentalista. C'è un altro aspetto importante, ed è l'aspetto del dialogo. Chi ha paura del dialogo e chi non è sicuro della propria identità. Non è vero che dialogare significa perdere l'identità. Se il dialogo è autentico, mi porta a meglio comprendere persino la mia identità. Quindi è fondamentale il dialogo, ma il dialogo con gli altri, con chi non la pensa come noi. Poi non è vero che oggi stanno, logica binaria, credenti e non credenti. Stanno i credenti, non credenti, diversamente credenti. Siamo tutti diversamente credenti, perché siamo unici. Ognuno di noi si rapporta alla fede in un modo particolare. È che abbiamo un pensiero unico, no? Appunto, certo, l'Evangelo è uno, la fede è una, ma la nostra appartenenza alla fede è propria di ciascuno di noi. Perché? Perché in essa si gioca la nostra coscienza, è personale. Io robot, quando il robot sogni, prende coscienza di non essere come gli altri robot, che dice la dottoressa? Io sono unico. Cioè essere uomini e donne, evidentemente, e quelli così, così pure, bisogna che prendiamo coscienza del fatto che l'essere umano, la persona umana, è unica. Mentre la macchina è replicabile, tu di te ce n'è uno solo. Non ci sarà un altro te stesso. E non c'è mai stato un altro te stesso.
prendere coscienza di tutto questo, anche l'ultima provocazione, con quella che insieme ai ragazzi, alcuni ragazzi chiamiamo la pop theology. Pop theology non è una strategia per far venire i ragazzi in chiesa suonando la chitarra durante la messa. Non abbiamo bisogno di schitarranti. Ma è la necessità che abbiamo di leggere elementi provenienti dalla simbologia religiosa e anche ebraico-cristiana nella cultura diffusa. Ce ne sono tantissimi. Io mi dedico prevalentemente alla fantascienza, ma uno si può dedicare, per esempio, alla canzone, alla musica, all'arte figurativa, perché passano continuamente messaggi che hanno a che fare con l'esperienza religiosa. L'ultimissimo, non è che voglio fare pubblicità a Sky Atlantic, però è cominciata, come sapete, una serie che si intitola Il Diavolo su Sky, un pomeriggio della sera su Sky Atlantic, con un'attenzione all'aspetto, diciamo, di gratuità dell'esistenza. Per ora sono stati finora proiettati soltanto i primi due episodi, in cui succede una cosa strana e inspiegabile. E questa cosa strana e inspiegabile che succede mette in crisi le persone, dalla dottoressa che deve analizzare il sangue della Madonna che piange al presidente del consiglio che si trova alla vigilia di un referendum contro l'Europa. Ci sono aspetti di religiosità e di simbologia religiosa che credo ci debbano interpellare, ma se siamo teologicamente attrezzati possiamo operare usando il discernimento di questi prodotti culturali. Diversamente passano messaggi che possono essere anche alienanti anche dal punto di vista religioso. Adesso non mi metto a fare tutti gli esempi delle cose che mi piacciono, perché siamo andati per soffrire e perché è il scarto. Grazie per la vostra attenzione. Buono, io ringrazio anche tutti quanti voi che avete fatto la fatica di essere presenti a questo gesto, i colleghi docenti del Centro delle Sue Scienze Religiose, gli ospiti, c'è anche qui una contabile della, che è il direttore delle Sue Scienze Religiose della Vicina della Santa Croce, per forse qualcun altro non vedo, comunque perché sei di fronte ti vedo subito. E, niente, noi, voi sapete, nella Chiesa le cose, come dice il metodo degli Atti degli Apostoli, se vengono da Dio, se no, diciamo così, possiamo fare quello che vogliamo, ma lasciano il tempo che trovano. Speriamo che, diciamo, questa esperienza, che è stata significativa per tante persone, possa continuare ad essere, ad avere un senso, perché non si tratta di mantenere in piedi le strutture, ma si tratta di svolgere un servizio dentro la Chiesa per il mondo. Per cui vi dico grazie e buona fine agli studenti del centro per le lezioni che restano e gli esami, e speriamo di rivederci presto in occasioni significative e di pensiero più che celebrative come questa. Buonasera a tutti.